Ciao ragazze, in questo nuovo makeup tutorial vi mostrerò la creazione di 3 looks in one. Quindi 3 look partendo da quello principale, un po' più neutro, tutti e 3 di ispirazione anni 90. Ma ora partiamo immediatamente col makeup tutorial. Ovviamente la mia bare face, ci applico un primer, assolutamente indispensabile per affinare la pelle. Poi stendo un fondotinta e questo è l'Urban Decay All Nighter. Uno dei miei fondotinta preferiti. Partiamo con il make-up degli occhi, applicando un primer, e questo qui è l'Urban Decay in Eden, quindi con questa tonalità anche correttiva sulla palpebra, infatti essendo a base gialla toglie tutti i vari rossori della palpebra. Poi stendo un ombretto color panna subito sotto le mie sopracciglia per creare un fondo in polvere sul quale poi andrò ad applicare tutti i vari ombretti. Correggo un pochettino la discromia dovuta alle mie lievi occhiaie con un correttore long lasting a lunga tenuta e ad alta coprenza. E successivamente parto subito con il make up degli occhi, applicando questo color caramello molto chiaro su tutta la palpebra mobile e anche nella piega dell'occhio, anche nella parte inferiore, creando questo wash monocolore su tutta la palpebra che è un po' molto caratteristico degli anni 90, di questo look molto sobrio, neutro, ecco, che va semplicemente a racchiudere l'occhio di un colore neutro senza doverlo delineare più di tanto. Vado a stendere una cipria su tutto il mio viso per andarlo ad opacizzare e per questo primo look manterrò la base ultra matte e spruzzo anche un setting spray sempre ad effetto opaco. Successivamente realizzo il mio contouring con una terra con sottotono caldo molto chiara, questa è Ade di Mula Cosmetics, semplicemente per delineare i miei zigomi, un pochettino sulla fronte per restringerlo un attimino e anche sul naso. Ovviamente come mia abitudine non mi faccio mancare il contouring anche sul naso. Successivamente ultimo il look con un piegaciglia e un mascara volumizzante. Il trucco degli occhi per questo primo look rimarrà così, quindi molto neutro, molto semplice, adatto per tutti i giorni e di pura ispirazione anni 90. E logicamente completo il look con un po' di blush, questo è un pescato di Marc Jacobs, lo adoro, e con un rossetto, e questo che vado ad utilizzare è 90s di Mulac Cosmetics ed è questo bronzo metallizzato davvero molto bello, molto particolare, che secondo me sta particolarmente bene con un trucco neutro di questo tipo. E ora passiamo immediatamente alla creazione del secondo look, che è il più seductive di tutti e 3, e l'ispirazione qui mi è venuta un po' da Cindy Crawford, insomma quei look molto femminile, molto seducenti. E per realizzare questo look ho tolto il rossetto 90s, il rossetto bronzo, e vado a delineare il mio occhio solo nella parte dell'angolo esterno, sia inferiore che superiore, con l'utilizzo di una matita nera. Questa in particolar modo è di Urban Decay, e poi vado con un color Marsala opaco ad intensificare il mio angolo esterno, allungando leggermente la linea verso l'esterno, rendendo appunto questo occhio molto più seducente, molto più sexy, e vado a sfumare questo color Marsala anche leggermente nella mia piega dell'occhio. Successivamente sulla palpebra mobile, per smorzare un pochettino questo mix di colori tra il caramello e il marsala, vado ad applicare Ade, che è sempre la terra per il contouring, quindi a base più marrone, semplicemente per attenuare molto il colore di questi ombretti e renderli più neutri. Stendo ancora un po' di blush per intensificare maggiormente questo look, applico un Fix Plus che mi renderà la base molto più luminosa e idratante. E logicamente per un look sensuale di questo tipo non può mancare l'illuminante, quello che scelgo è un illuminante in crema, quindi ad effetto bagnato, e questo è Gleam di Mula Cosmetics. Per accentuare l'effetto Cindy Crawford, quindi femminilità anni 90, vado ad accentuare questo mio neo che ho naturalmente nella parte superiore sinistra del labbro, e sulle labbra applico Vintage, questo rossetto color
marrone rosato, molto molto intenso, molto bello, neutro ma nello stesso tempo originale, appunto reso originale da queste perle argentate di Mola Cosmetics. E voilà, questo è il secondo look, ma passiamo immediatamente a quello più frizzante dei tutti e tre, e questo è quello rock, per il quale ovviamente vado a togliere il rossetto vintage, estendo sulla propria promobile una matita nera come base e successivamente un color tortora grigiato scuro, sempre opaco o anche leggermente satinato, se vi piace il look più metallico anche sugli occhi, sulla propria promobile appunto, un blush un po' più giovane, un po' più fresco, rosato sulle guance e burlesque sulle labbra, logicamente la tonalità dei Groovy Metal Matte di Mola Cosmetics più intensa. E voilà, tutti e tre i look sono completati. Io spero tanto che questo makeup tutorial vi possa essere piaciuto, vi possa essere d'aiuto per realizzare il vostro 3 looks in one, come si dice, insomma. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.